Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi siamo qui a parlare ancora di Apsan e come succede sempre più spesso ne stiamo parlando sempre in maniera negativa, non tanto del prodotto ma quanto del loro idea di marketing. Ragazzi, io non so cosa darei per essere in un angolino, in una riunione di marketing o di sviluppo dove decidono che prodotto lanciare, essere lì a ascoltare quando pensano e decidono cosa fare dei loro prodotti. Ragazzi, io pagherei per essere lì. Perché io non so questi dirigenti che sono al vertice di Apsan cosa cacchio sono lì a dirsi quando stanno per dire ma lanciamo questo prodotto, no ma facciamo questo, ma veri? Siete veri? Cioè, dopo la vaccata dell'Apsan Zino Pro, secondo me una vaccata di marketing stratosferica, dopo la vaccata della batteria, che quella non ha avuto uguali, vi ricordate la batteria in cui Apsan aveva rilasciato appunto il video nel suo canale ufficiale YouTube, quindi non un video preso in giro a qualche parte, cioè nel suo canale ufficiale YouTube aveva rilasciato questo video in cui montavano la batteria più grossa, con più capacità a livello di miliampere per il suo Apsan Zino versione 1, tutta fissata con il velcro, cioè chi l'andava a acquistare doveva fare tutte delle modifiche per andare a fissare questa batteria col velcro, cioè veramente una roba indecente, vergognosa, da un'azienda comunque di un certo livello dal punto di vista di droni. E adesso secondo me ci sta ricascando con un'altra vaccata delle sue. Allora, è uscito, come sapete, a gennaio l'Apsan Zino 2, un drone con caratteristiche importanti, però anche il prezzo è aumentato, partendo dai prezzi abituali di Apsan, il prezzo è aumentato. Poi vabbè, con i vari coupon, le varie offerte, si è trovato a poco prezzo, io l'avevo ordinato subito a gennaio, poi non mi è mai arrivato, probabilmente a quel prezzo lì non gli hanno mai spediti, non lo so. Comunque io sono tra quelli che l'aveva acquistato su Gearbest e non è mai arrivato, quindi ho disdetto con rimborso. Avevo fatto anche un video dedicato appunto alla delusione che avevo avuto tra Apsan e Gearbest. Adesso Apsan, non contenta, a distanza di circa 6 mesi dall'uscita dell'Apsan Zino 2, lancia un nuovo prodotto, l'Apsan Zino 2 Plus. Diciamo, sta ripercorrendo la stessa storia dell'Apsan Zino 1 con l'Apsan Zino 1 Pro. Praticamente a distanza di pochi mesi un cliente Apsan si trova ad avere in mano un prodotto, chiamiamolo così, già vecchio. Allora, senza che questo prodotto, diciamo, nuovo, chiamiamolo così, abbia chissà che cosa in più rispetto al precedente, però anziché continuare a sviluppare il precedente e farlo crescere, visto che comunque a livello hardware, a livello di caratteristiche è un drone sicuramente importante, che ha caratteristiche davvero buone, loro cosa fanno? Cercano di accantonare la prima versione del loro modello e anziché svilupparlo, cosa fanno? Spostano il mercato su un'altra versione che a loro non costa praticamente niente, perché comunque è la stessa versione e da quindi non gli cambiano poco niente. Secondo me sono solo aggiornamenti firmware e software che vanno a migliorarlo e lo fanno diventare un drone migliore. Quindi questi aggiornamenti, anziché portarli sulla prima versione, spostano tutto sulla seconda, quindi vendono un prodotto che a loro costa ancora uguale ad un prezzo più alto, perché poi andremo a vedere il prezzo di differenza tra lo Zino 2 e lo Zino 2 Plus, quindi vanno a ricaricare più guadagno, ma a loro il costo praticamente è lo stesso, quindi è solo sicuramente una questione di sviluppo software, perché a livello hardware questo Zino 2 Plus secondo me non cambia assolutamente niente. Infatti, se noi andiamo a guardare cosa è migliorato in questo Zino 2 Plus rispetto allo Zino 2, cosa sono le cose migliorate? Allora, è migliorata l'immagine di trasmissione, quindi usando il SyncList, questo sistema proprietario che ha creato Apsan per avere, diciamo, un miglior range, una miglior trasmissione di ritorno video in wifi, ovviamente ha creato questo sistema che ha già l'Apsan Zino 2, qua è stato migliorato, quindi è stato migliorato sicuramente come aggiornamento software e firmware, non hardware di sicuro. Poi migliorati gli aggiornamenti firmware, vedete che l'Apsan Zino 2 ha un sacco di problemi, nel senso che ha tanti problemi e lo stanno aggiornando, secondo me sì, ma sembra come che non lo vogliano aggiornare in maniera definitiva per farlo diventare un drone ottimo, perché loro adesso lanceranno questo che diventerà il loro drone ottimo. Quindi chi ha preso lo Zino 2 secondo me la prende un po' in quel posto, perché non lo faranno mai diventare a livello di questo, quindi lo terranno sempre lì un po' a metà. Poi migliore qualità fotografica,
migliore distanza, perché siamo passati dagli 8 km se non sbaglio ai 9 adesso dello Zino 2 Plus, e sempre ovviamente dovuto al fatto di questo sistema wifi che hanno, ma che ha già anche lo Zino 2, e un caricabatterie intelligente. E poi c'è stato un miglioramento nei minuti di volo da 33 a 35. Quindi ragazzi, capite bene che tutti questi miglioramenti, ok, buoni dal punto di vista tecnico, perché comunque sono dei miglioramenti, ma sono miglioramenti che avrebbero sicuramente potuto implementare da adesso nell'app San Zino 2, perché comunque sono miglioramenti che un'azienda come questa riesce ad ottenere tramite i loro firmware, perché non ci credo che hanno cambiato l'hardware di questo drone dopo 6 mesi. Cioè, dopo 6 mesi è impossibile che abbiano cambiato l'hardware di questo drone, anche perché il prezzo sì è aumentato, ma non è aumentato in maniera esponenziale. Quindi sicuramente il drone, ragazzi, è al 99% ancora quello. Infatti, se noi andiamo a guardare i prezzi, l'app San Zino 2 costa in euro 560,28 euro. Se andiamo a guardare l'app San Zino 2 Plus, questo nuovo super drone incredibile, pazzesco di Apsan, con migliorie pazzesche, che dopo 6 mesi è riuscito a tirar fuori un drone incredibile mentre prima non ce l'aveva fatta, cioè ragazzi, io non ho parole per Apsan. Allora guardiamo il prezzo, è lo Zino 2 Plus Standard Version, è 616 euro, quindi abbiamo detto 616 560, quindi sono circa 56 euro di differenza più o meno. Quindi questa differenza di prezzo secondo me non giustificherebbe un cambiamento hardware importante sicuramente, ma loro giocano sul fatto di questi aggiornamenti firmware che rilasciano magari non in maniera, diciamo, ottimale per lo Zino 2, o non sono ancora riusciti a rilasciarli, non lo so. Però se mi fai un app San Zino 2 Plus e non hai ancora ottimizzato l'app San Zino 2, c'è qualcosa a livello di marketing o a livello di chi dirige un'azienda tipo Apsan, a livello di decisioni su quale prodotti, come e perché rilasciarli, che non funziona, ragazzi, non funziona. Cioè ragazzi, davvero, io non so cosa darei, pagherei per essere lì così in un angolo a sentire cosa si dicono, con un traduttore ovviamente da parte a me che mi traduce i cinesi che stanno parlando tra di loro, e capire quando decidono di fare queste cose. Cioè davvero, essere lì e capire chi è quello che dice: ma perché non facciamo uno Zino 2 Plus adesso dopo 6 mesi dall'uscita dello Zino 2, che tanto non siamo riusciti neanche a dargli a tutti quelli che lo volevano lo Zino 2, facciamo uno Zino 2 Plus in preordine, gli mettiamo gli aggiornamenti che non abbiamo ancora messo sullo Zino 2, così abbiamo un drone un po' più importante che funziona meglio dello Zino 2, la gente adesso magari lo cambia, acquista questo, che però lo vendiamo a 60 euro in più, così ci guadagniamo ancora, tanto noi non è costato niente di più, anzi magari l'abbiamo già ammortizzato lo Zino 2 a livello di costo di ingegnerizzazione e produzione. Quindi ragazzi, questo è solo un video sfogo, ma dopo tutti i video in cui ho parlato solo bene dell'app San Zino 1, a parte all'inizio dove aveva un sacco di difetti che loro lo sapevano, l'hanno rilasciato in maniera vergognosamente acerba, ma dopo ragazzi nel tempo l'hanno davvero reso un drone super, ma dopo già essermi arrabbiato per aver visto lo Zino Pro, essermi super arrabbiato per aver visto la batteria attaccata col velcro allo Zino 1, e essermi arrabbiatissimo per non essere riuscito ad ottenere lo Zino 2, perché questa combo Gear Best e Apsan non è funzionata benissimo, soprattutto all'inizio quando il prezzo era davvero basso con i coupon sconto, quindi probabilmente si sono accorti che il prezzo era troppo basso. Adesso mi stanno facendo riarrabbiare con un drone di questo livello, anche perché in preordine ragazzi il drone costa 616 euro, e qua il prezzo inizia ad aumentare. Cioè ok che poi arriverà su Gearbest, su Banggood con i vari coupon, chi lo riuscirà a prendere a prezzi più bassi, ma 616 euro in preordine adesso è davvero un prezzo importante per comunque un marchio low cost come Apsan, cioè a questo punto si inizia a salire davvero di prezzo, e uno fa un piccolo sforzo in più a questo punto, perché la differenza diventa un po' minima rispetto ai droni magari di qualità superiore, e a quel punto prendi un prodotto DJI. Cioè a questo prezzo stiamo salendo troppo davvero di prezzo per essere un drone low cost. E poi quando Fimi rilascia comunque il suo Fimi 2020, una versione aggiornata, però l'ha rilasciata dopo tanto tempo, comunque un aggiornamento con dei cambiamenti hardware, cioè una roba un po' più intelligente. Qua invece è proprio una roba al non sappiamo più neanche noi cosa stiamo facendo, l'importante è metterci Pro Plus dietro al nome
e abbiamo fatto un prodotto nuovo, gli cambiamo magari la scatola o il colore nel caso del Pro e abbiamo fatto un prodotto completamente nuovo perché ci abbiamo messo Pro e Plus dietro al suo nome. Questa è la mia opinione, ragazzi, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate di queste decisioni di Upsan di creare questi prodotti diciamo a distanza di 5-6 mesi uno dall'altro, ma praticamente uguale alla versione precedente, con migliorie praticamente inutili, e magari rallentare lo sviluppo di quello che è il prodotto precedente che uno ha già acquistato e comunque ci ha speso soldi. Quindi ragazzi, se questo è il mio video sfogo in cui non potevo non parlare di queste diciamo novità di Upsan, come sta diventando sempre più spesso però negative, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao.